Buon pomeriggio a tutti, come state, come non state? Dopo il mio intro fantasioso e fantastico e favoloso, vorrei cominciare questo tag che ho rubato alla sorellina del web, nuova di name. Ciao bella. Ed è un tag delle domande di Grey's Anatomy. Probabilmente ci saranno spoiler, quindi potete smettere di guardarlo da ora. Ok, avete avuto il tempo di chiudere. Cominciamo. Comincio subito perché il video precedente è stato tipo di 17 minuti, era troppo, cioè. Poi comunque sto facendo tipo la trilogia di caricare i video ogni 2 ore, qualcosa del genere. Perché ho talmente voglia di registrare i video che poi io ho la sfiga che le visualizzazioni mie non è che vanno avanti, si fermano. Quindi o continuo a fare video o continuo a fare video. Lei. Grazie di esistere, note, così posso mettere qui le domande. Domanda number one. Perché ti piace Grey's Anatomy? Allora, devo essere sincero, non lo so. Però io amo tutto ciò che è drammatico. Dove si deve piangere, dove si deve stare male. Quindi, Grey's Anatomy è colmo di dramma, quindi mi piace un sacco. Personaggio maschile preferito. Allora, io amavo George. Amavo George perché era così impacciato, era così sfigatino, era quello, diciamo, meno cagato, ma forse più amato, diciamo. Adesso invece amo Owen perché Owen e Webber, anzi di più Webber che Owen, perché Webber è così, mette una tale paternità addosso che non lo so. Personaggio femminile preferito. Allora, io amavo Izzy, interpretata da Catherine Heigl, una delle attrici più odiate da Hollywood perché fa la diva, bla 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 bla, conosciuta sostanzialmente per aver fatto film di merda, di matrimoni. Recitando in Grey's Anatomy aveva trovato la sua strada d'attrice, tanto che aveva vinto anche un Emmy Award, cioè l'Oscar della televisione. Poi l'hanno cacciata perché non la sopportavano, una cosa del genere. Però è Izzy il mio personaggio preferito. Coppia preferita? Le due lesbiche, oddio com'è che si chiamano, cioè. Ho visto tutte le stagioni di Grey's Anatomy, non ricordo neanche i nomi. Arizona e Callie. Ma non fatemi del calzona perché io queste unioni di nomi veramente mi danno i nervi. Mi fanno diventare eterocromatico dal fastidio. Personaggio maschile meno amato. Quel coglione che ha dato la colpa. Cioè, che ha fatto andare Ether sotto a chiamare Webber, una cosa del genere. Che è morta per causa sua, per colpa sua. Doveva morire lui, non Ether. In verità lei l'hanno fatta morire perché nel frattempo aveva firmato un contratto per un'altra serie TV, quindi o faceva una o faceva l'altra. Lei aveva Tina Maggiorino, l'attrice, aveva scelto l'altra serie invece che Grey's Anatomy. E comunque Tina Maggiorino mi ha anche scritto su Twitter, eh. Personaggio femminile meno amato. Allora, per 10 stagioni è stata Meredith. Perché la sua recitazione faceva pressoché cagare, di Ellen Pompeo. Perché Grey's Anatomy gira tutto troppo intorno a lei. E non ditemi che a causa del titolo, perché il Grey's Anatomy è un manuale di dottorato. Non vuol dire Grey, nel senso di Meredith Grey. Il Grey's Anatomy è un dottorato, un libro. Solo che invece che è scritto Grey con la E, è scritto Grey, se non ricordo male. È comunque un libro. Esiste veramente il Grey's Anatomy, mi sembra, se non dico cazzate. Dalla 11ª stagione l'ho amata Meredith. Cioè, non tantissimo, però mi è piaciuta tanto. Però non è lei il mio personaggio femminile preferito. Ah no, meno amato, non preferito. Meno amato. Prima era Meredith, adesso meno amato è la sua sorellastra, quella di colore. È così fuori luogo. Cioè, non ci sta, non deve starci. Mi sta sulle palle. Coppia che ci emoziona di meno, Meredith e Derek. Infatti, grazie a Dio, lui l'hanno fatto fuori perché non lo sopportavo.
Se fossi Shonda, cosa faresti succedere ancora? Allora, tanto per cominciare, farei morire Alex. Farei morire Alex e Joe perché li trovo talmente inutili che è proprio fuori. Cosa farei poi? Farei tornare Izzy. Farei tornare Izzy. Farei. Basta. Personaggio che vorresti resuscitare. Ah, farei tornare Teddy, perché io Teddy l'ho amata. L'ho amata, l'ho amata, l'ho amata, l'ho amata, l'ho amata. Teddy e Harry, suo marito. Personaggio che vorresti resuscitare. George no. Farei tornare Izzy, anche se non è morta. La scena più bella. La scena più bella. Ce ne sono tante, porca miseria. Ce ne sono veramente tante, ma una di quelle che mi è rimasta veramente impressa è quando George viene messo sotto il pullman e all'ospedale è tutto irriconoscibile. Arriva Meredith che le fa, gli fa. Non l'ha riconosciuto, gli fa. Signore, vuole scrivere con la penna, non ce la fa. E lui gli scrive con le dita, mi sembra, sulla mano di Meredith, gli scrive 007, ovvero come chiamavano tutti quanti Giorgio dall'inizio della stagione. Lei dopo un po' capisce e fa O-O-7, 007. Lui gli stringe la mano e lei capisce, quella è una delle scene più belle in assoluto. E è anche il finale di stagione della quinta. Chi vorresti violentare nella stanza di medico di guardia? Allora, Jackson, ma non per la sua faccia, perché gli darei due schiaffi, ma per il suo fisico, vorrei proprio palpare. Stagione preferita? La quinta. La quinta e l'undicesima. Cazzo, il tag è finito. Che palle, ma fate così tag veramente così corti? Ne inventerò uno io con 20 domande. Il tag è finito, vi saluto tutti.